Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. È un video sul calcio femminile perché secondo me questa è una vera e propria vergogna. Siamo a ormai martedì, siamo al 14 di maggio, ciò vuol dire che mancano 5 giorni allo spareggio tra Juventus e Brescia. Dovrebbero mancare 5 giorni allo spareggio tra Juventus e Brescia. Ecco, la domanda è: dove si gioca? Quando si gioca? Il perché si gioca ancora non me lo so spiegato, perché questa cosa dello spareggio la trovo una cavolata pazzesca, lo reputo una cavolata per la Serie A, lo reputo una cavolata per la lotta per non retrocedere, la trovo una cavolata per la lotta per la Champions, insomma tutto, tutto, e la trovo una cavolata per il calcio femminile, perché se la Juve comunque ha vinto 4-0 a Brescia e Brescia ha vinto 2-1 a Vinovo. Complimenti al Brescia sicuramente per aver vinto 2-1 a Vinovo, ma perché Brescia mi deve giocare lo spareggio con me? Non c'è niente da giocare lo spareggio. In teoria la Juve doveva essere più forte. Comunque lo sto spareggio va giocato perché il regolamento dice questo. Non mi trovo troppo d'accordo, però è così e lo rispetto. Non ho capito perché la Coppa Italia già del Brescia è stata spostata al 22, ragazzi, ma questo è il gioco delle parti, voglio dire, se è il 22, se era questa settimana qua, dovevano giocarla questa settimana qua, non è perché c'è lo spareggio che va spostata la Coppa Italia, vabbè. Spostata la Coppa Italia e ancora non c'è una sede, o meglio, la sede sembra la Spezia, ma non c'è un orario, cioè non c'è niente di ufficiale, è una cosa vergognosa. Anche perché Juventus e Brescia Juventus e Brescia si giocassero il campionato allo spareggio, si sapeva già da 4-5 settimane. Non mi vengano a dire che è una cosa che non si aspettavano, perché Juventus e Brescia il campionato se lo stavano giocando punto a punto dall'inizio. Quando il Brescia ha vinto a Torino, si poteva anche immaginare che le due squadre potessero finire a pari punti. Quindi, insomma, l'idea dello spareggio volevano già farla balenare, invece. Nessuno ha detto niente, nessuno ha fatto niente e adesso ci troviamo qua a 4 giorni, 5 giorni dalla partita. Cioè, presumiamo 4-5 giorni perché potrebbero farlo anche domenica. Quindi non si sa se la fanno domenica, non si sa se la fanno sabato alle 3, non si sa se la fanno sabato alle 20:45. Cioè, per me la logica sarebbe farla domenica, in quanto la Juve gioca con la maschile, fa la festa scudetto sabato. E fare questa partita così importante sabato vuol dire non portare i tifosi della Juve a vedere la partita, perché nessuno si mette in macchina da Torino per andare alla Spezia a vedere le ragazze, mi sembra logico, mentre il Brescia ha la tifoseria che principalmente tifano solo quello, quindi lo fanno, quindi la Juve giocherebbe in trasferta, in poche parole. Detto questo, trovo vergognoso comunque, a prescindere di tutto, che non si sappia una data. Ripeto, la Lega Dilettanti della Serie A femminile aveva esattamente quasi 2 mesi. 2 mesi per preparare questa partita, per preparare una data. E la data non c'è. Questa è una cosa vergognosa, ne parlavamo oggi. Io mi ricordo, qualcuno mi ha fatto l'esempio dei Salesiani. Che i Salesiani organizzavano molto bene i tornei. Io posso garantire che i tornei intrascolastici erano organizzati meglio, perché qua siamo veramente a livello dilettantistico dirigenziale, non a livello dilettantistico di livello di calcio. Perché è assurdo che ancora un tifoso della Juve e un tifoso del Brescia non possano sapere dove bisognerà giocare questo spareggio e quando. La trovo vergognosa, ci vuole più rispetto per le ragazze, per le società e soprattutto per i tifosi, perché dobbiamo far crescere questo movimento, così state rischiando di affossarlo. Ed è uno schifo, è una vergogna che si prenda una decisione il prima possibile. Così non va bene, così non va bene. Saluto tutti voi per aver visto questo video, ovviamente saluto anche tutti gli amici di JWS, Juventus Women Supporter, e appuntamento al prossimo video. Ciao!